Grazie Eccellenza. Avrei voluto e mi ero prefissato di non intervenire, ma capitano degli avvenimenti in quest'Aula che la gente dice, no, alcuni consiglieri dicono che siamo qui ormai da 3 settimane, e nonostante l'ampio preavviso anche delle convocazioni succedono avvenimenti che sparagliano le carte, il mazzo delle carte del cartiere, ed è difficile non riuscire poi a contestualizzare ciò che sta accadendo, non potendo poi parlare di alcune cose che sono evidenti. Sembra quasi, non so se avete presente il gioco tabù, quello, il gioco di società dove due persone, una di fronte all'altra, o un gruppo di persone, colui che regge il gioco deve fare capire il termine attraverso dei movimenti, attraverso delle facce. Quindi bisogna un attimo interpretare, perché quelli che sono di fronte devono indovinare quel termine, lo devono fare senza la possibilità che quel termine venga nominato. Quindi è veramente paradossale che ci sia una situazione del genere all'interno del Consiglio Grande Generale, con delle comunicazioni arrivate oggi di cui però non si può parlare perché è previsto in un altro comma. Ne prendiamo atto. Secondo me questo non è proprio il modo migliore di fare politica. Qualcuno ha detto questa è politica. Io ribadisco il concetto e mi ci metto per primo, quindi come parte partecipante. Credo che tutti qua dentro, ma in generale a San Marino, abbiamo un concetto di politica molto alto, molto fatuo però. Questa non è politica. Perché se è vero che, come è vero, che lo Stato sammarinese è quello che è, e se è vero come è vero che siamo qui da 3 settimane, e se è vero come è vero che da un giorno all'altro cambiano gli equilibri o ci sono degli aggiornamenti in corso d'opera, ma su alcuni aggiornamenti non se ne può parlare perché è previsto nell'altro comma, nell'altro che è contiguo si può solo accennare, capite bene che questa non è politica, rendiamoci conto, la nostra non è politica, è la politica con la P minuscola, le nostre sono diatribe, perché la politica dovrebbe essere l'arte di saper governare un paese. Quindi di una maggioranza che in alto spirito collaborativo dovrebbe confrontarsi molte volte con l'opposizione cattiva, non è neanche cattiva la maggioranza, cattiva l'opposizione. Questa non è politica dal mio punto di vista, non è politica un segretario di Stato alle Finanze che non fa alcun riferimento in comma comunicazioni. Non è politica un segretario delle Finanze che non dice niente di quello che ha detto il Fondo Monetario. Lo dirà nel prossimo comma? Bah, non lo so, visto che quantomeno il segretario degli Esteri ha fatto un riferimento, e prendiamo atto che finalmente anche San Marino ha la sua dignità, perché non fomenterà più il mercato del nucleare. Parlando di dignità del popolo, io vorrei esprimere al segretario Renzi la volontà allora di andare in certi consessi mondiali e magari prendere anche posizione sulla dignità di riconoscere il libero Stato della Palestina, visto che parliamo di nucleari, di tante cose ancora. San Marino, da che io sappia, lo Stato della Palestina non lo ha definito. Quindi quella volta a inizio legislatura facciamo una figura barbina, sarebbe il caso ogni tanto di prendere il coraggio anche su posizioni internazionali molto più delicate, perché si tira fuori sempre la neutralità di San Marino quando occorre. Facile, no? Dire siamo tutti a favore contro le bombe atomiche, contro l'atomica. Ah, cioè, facile. Meno facile è prendere posizione sui consessi internazionali, in particolari situazioni medio orientali. Ecco, lì è difficile. Sarebbe bello adesso capire cosa disse il governo della Corea del Nord, visto che ci ha fatto anche le congratulazioni, no? L'altra volta, adesso che sanno che noi ci tireranno la bomba atomica a noi. Questo è facile da presupporre, e vorrei vedere veramente un'attività internazionale basata sul mettere i puntini sulle i nelle difficoltà veramente in itinere. E quindi chiedo al segretario ovviamente di farsi portavoce anche in Commissione Esteri di un suo possibile riferimento sulla Palestina.
dialogo molto strano, molto strano. Devo prendere atto per la seconda volta, pur non condividendo assolutamente quello che ha detto, che l'unico della maggioranza che ha avuto il coraggio, perché è coraggio, a questo punto si parla solo di coraggio all'interno di quest'aula, di parlare di certe cose, è stato il consigliere Giorgetti. Ripeto, non condivido assolutamente nulla di quello che ha detto, ma è stato l'unico esponente della maggioranza a prendere parola su qualcosa che è successo oggi. Su qualcosa che è successo oggi. Molti la chiamano volontà di non esprimersi. Parlamento vuol dire parlare, vuol dire parlare. È successo qualcosa, ricordatevi, e io lo dico per primo, a me non interessa che questo governo cada, non interessa, lo dirò anche nel coma di domani, non interessa assolutamente che il governo cada, ma vorrei che il governo quantomeno parlasse, che qualcuno avesse il coraggio palesato finora da un solo consigliere di maggioranza di dire cosa è successo. Perché gli sbagli si fanno, ma è normale farli gli sbagli, è normale. Ne state facendo un po' troppi, a dire la verità, di sbagli. Questo va detto, perché ne state facendo uno dietro l'altro in maniera sistemica. Non è che succede qualcosa, la mettete a posto, vi scappano poi le nomine dagli altri parti e c'è quell'altro che è indagato, quell'altro che viene arrestato. Ne state facendo un po' troppe. Però questo si può sempre dire, qualcuno della maggioranza poteva prendere la parola e dire: ah, ma chi non fa non sbaglia. Non l'ha fatto nessuno. Si parla invece di perdita di tempo. Ma la perdita di tempo, cari signori, oggi l'avete fatta voi della maggioranza. Perché noi, come ha detto il consigliere Savata, il capogruppo che era al tavolo della reggenza, aveva dato la disponibilità a parlare anche delle dimissioni di Gris. Invece qualcuno non l'ha voluto. Non l'ha voluto, nonostante si sapesse delle dimissioni di Gris da diversi giorni, da ieri quantomeno ufficialmente. Bene, allora io dico veramente, vogliamo chiamarlo omertoso, un silenzio omertoso? Vedete voi se replicarmi su questo omertoso, ma è un silenzio molto omertoso da parte di qualcuno. Eccezione fatta per Giorgetti, ripeto, che con cui non condivido niente di quello che ha detto. Mi verrebbe da dire, visto che ormai Savorelli è un'entità che è uscita, allora narrano delle leggende che il signor Savorelli giri l'Italia con un memorandum diretto verso l'Italia, appunto, per farsi pagare il suo silenzio. Allora io vorrei sapere, innanzitutto vorrei avere domani, ed è una richiesta ufficiale, se vuole gliela faccio anche scritta, segretario Celli, il tipo di contratto del dottor Savorelli, visto che il dottor Savorelli è in capo a Banca Centrale, di cui il 67% è partecipato dall'eccellentissima Camera. Vorrei sapere se sono vere queste voci. Vorrei sapere chi sta, dei segretari di Stato, gestendo la buona uscita di Savorelli. È diventato il capo espiatorio Savorelli. È tutta colpa sua, certo che è colpa sua, perché ripadisco, è un bifurco, ma l'avete sempre difeso, sempre, sempre. Allora io vorrei saperlo questa cosa, perché passa un po' sotto banco. Quindi vorrei avere il contratto di Savorelli domani, vorrei avere un riferimento quantomeno abbastanza aggiornato di come sono andati i resoconti del Fondo Monetario, perché mi pare di aver percepito il famoso uccellino che canta, che il Fondo Monetario non è che è andato molto tranquillo. Pare che il Fondo Monetario un po' di tensione soprattutto sui debiti che si andrà a collare lo Stato l'abbia palesato, ma non lo volete dire? Silenzio omertoso un'altra volta? Segretario, dovrebbe lei prendere parola, no? O ce lo dice tutto domani? Ma ripeto, da lei non mi aspetto nient'altro che quello che è, insomma, che rappresenta in questo momento. Ed è difficile, a me spiace mettere sempre in difficoltà la reggenza, dispiace, però capite anche voi, eccellenze, mi rivolgo direttamente a voi, che è estremamente difficile, appunto per il gioco di società che intendevo prima, quindi dover dire una cosa senza poterla dire perché è previsto dall'altro comma, togliere la parola a un consigliere quando tutti gli altri ne hanno esulato da quel tema, mi sembra un po' una cosa poco delicata, lo posso dire, non assumo le responsabilità. Tant'è che, e non è mancanza di rispetto, come diceva prima il segretario Podeschi in riferimento all'intervento del consigliere Bronzetti, è un dato di fatto. Siamo tutti umani, Podeschi, sbagliamo tutti. Sbaglia anche lei e sbaglio molto più io di lei. È inutile che scuote la testa, perché ogni tanto stare silenti farebbe bene, invece che lanciare questi proclami a microfoni aperti per far sentire qualcuno che si deve scandalizzare di qualcosa. Io mi scandalizzerei di qualcos'altro, caro Podeschi.
ad esempio del suo dover intervenire sempre durante le riunioni con il segretario Sellio, piuttosto che dover prendere lei posizione su qualcosa che riguarda la sanità. Però, voglio dire, è una cosa collegiale, quindi potete parlarne tranquillamente di collegiale. Sto parlando io, stia tranquillo Podeschi, dopo mi replicherà, non c'è problema. Comunque, dicevo, eccellenze, è difficile, dopo ne parliamo fuori, segretario Podeschi, se vuole. Ne parliamo fuori, visto che fa consigliere tanto, Zeppa, no? Per favore, allora concluda, consigliere Zeppa, utilizzi per favore dei termini adeguati. Omertoso a assolutamente. No, infatti omertoso non è un termine che si adegua a quest'aula. Ok, qui non andiamo per a favore, vada avanti col suo intervento. Va grazie. Bene, andiamo avanti che i termini, dovrò prendere il vocabolario la prossima volta. Dicevo, io mi auguro che qualcuno prenda parola, ma non perché dobbiamo andare avanti con i lavori, perché i lavori sono anche contingentati, quindi c'è anche la fine dei lavori protratta per mercoledì, non è un problema. Ma oggi qualcosa qui è successo. Gravis le ha date le dimissioni, perché non l'avete volute portare? Quel Gravis che noi abbiamo sempre attaccato, abbiamo attaccato lui, abbiamo attaccato Savarelli, abbiamo attaccato tutti gli organismi di vigilanza, come l'hanno fatto la stragrande maggioranza dell'opposizione, e l'ha fatto, badate bene, in maniera silente anche in questo caso, qualcuno della maggioranza. Allora è bello che qualcuno ogni tanto tiri sulla testa e dica come stanno le cose. Ripeto, di errori se ne fanno a camionate. La politica fa errori perché è normale che sia così. Commettono errori coloro che sono professionisti, lautamente pagati in politica negli altri paesi, ma facciamo a maggior ragione noi. Però è brutto in questo periodo storico dove è tutto fermo, dove da una parte c'è un sistema bancario veramente a livelli miseri, e non si capisce veramente qual è la situazione peggiore, che salti il banco, qual è la situazione peggiore, che il segretario Celli ci dica che va a prendere i soldi dal Fondo Monetario. Anche qui non c'è stato mai nessun riferimento su dove si vanno a prendere i soldi che servono. Fate un'azione e il giorno dopo la smentite. E il, non so chi se lo chiedeva, credo il consigliere Pedini o qualcuno. Perché Grace ha dato le dimissioni? Ragazzi, Grace ha dato le dimissioni perché il governo gli ha tagliato la faccia col decreto 101. Col decreto 101 gli ha tagliato la faccia Grace, con tutti gli errori che ha fatto. Il decreto 101 vincola il parere di Banca Centrale, è vincolante rispetto al parere del CCR. Allora, se io dovessi essere il presidente di una banca centrale, che prima il Consiglio Grande Generale dice l'autonomia di Banca Centrale è un ente autonomo, rendiamo l'autonomia come un mantra, sempre questa autonomia che gira, no? Poi nel momento in cui fa qualcosa per cui non è stato neanche richiamato, allora Savarelli l'avete attaccato nel momento in cui avevate bisogno di mandarlo via, ribadisco, prima no, ma nel momento in cui succedono queste cose capita che no, il presidente prenda atto che il decreto 101 taglia la faccia al presidente stesso e a tutto l'operato. Poi nella lettera, che non mi vergogno anche di andare a leggere, mi rifiuto di andare a leggere nel segreteria istituzionale, deve essere messa a disposizione di tutti i consiglieri. Ma che cos'è sta roba? Allora vado su quello del sito di Banca Centrale. Banca Centrale dice: alla base delle dimissioni vi è la mia personale diversa visione circa il percorso da intraprendere per la tutela del sistema finanziario. Questo lo dice Grace, che noi attaccavamo, abbiamo sempre attaccato, ma per fatti oggettivi che ha commesso. Ma ve lo dice a voi? Ve lo dice a voi che avete sempre difeso a spalla tratta l'autonomia di Banca Centrale, degli organi di vigilanza, che probabilmente se andrà come dovrà andare vedrà tantissimi correntisti di asset fare ricorso contro lo Stato? E sono ancora palanche, si dice a Genova, soldi che dovrà rimettere in circolazione lo Stato. Soldi di chi, Celli? Io lo ribadisco. Dove andate a prendere i soldi? Dal Fondo Monetario? Dall'AS? Da un fondo sovrano del Qatar? Da Conforti? Dite dove andate a prendere questi soldi, perché almeno non perdiamo più tempo, e convengo con Giorgetti, ma almeno parliamo a carte scoperte di cosa volete fare. Perché qua non si capisce che cosa vogliate fare.
non si capisce, i tavoli ve li inventate, poi date, fate i decreti subito il giorno prima, informate le opposizioni, non è modo di fare politica, e chiudo, questa non è politica, diamo un significato troppo alto a politica, rendiamoci conto che non è politica, è in prima, non fare politica sono io, faccio ammenda, il primo a non far politica sono io, ma leviamoci questa supposta superiorità di 60, 70, quanti siamo qua dentro, perché di fuori c'è un paese che piange.